Siamo con Federico Greco, presidente provinciale di Taranto di Confimprese Italia. Parliamo di coronavirus. Come detto più volte, non c'è solo l'aspetto epidemiologico, ma c'è una situazione economica davvero drammatica. Ci sono stati degli interventi del governo, soprattutto nei confronti delle imprese, le partite IVA, ma devo dire la miseria dei 600 euro serve solo a sfamare, usiamo questa espressione. E poi ora è al momento in cui siamo in registrazione, si sta parlando del decreto liquidità e quindi una praticamente apertura delle banche con appunto prestiti per fare ovviamente fronte all'emergenza. E allora, Federico Greco, intanto parliamo di queste misure del governo e poi vediamo un po' questa situazione, questa prospettiva del decreto liquidità. Vediamo in che modo le aziende stanno vivendo questa realtà dalla quale non sappiamo se e quando usciremo. Ma guarda Luigi, innanzitutto bisogna dire, sicuramente con l'aiuto delle 600 euro, sicuramente si è voluto dare solamente un aiuto al datore di lavoro, ma giusto per riuscire a sfamare effettivamente la propria famiglia, se si riesce, tenendo presente che poi ci sono le scadenze delle proprie attività. E le scadenze ovviamente delle utenze e I così fitti via, per chi non è proprietario del locale, le varie utenze, i quindi. fitti e così via, io credo che essenzialmente siano insufficienti quelle Ecco, 600 euro. una parentesi. In Germania, nella stessa condizione, sono stati dati a ciascun imprenditore 5.000 euro e l'erogazione è avvenuta dopo 3 giorni rispetto alla domanda. Un altro mondo rispetto all'Italia. Eppure Sicuramente stanno santificando tanto Conte a sproposito. è un altro mondo, perché tu immagina che il primo giorno utile per presentare domanda, già io imprenditore o comunque io intestatario di partita IVA, non devo presentare domande, perché già sanno la mia esistenza, lo Stato già sa della mia attività. Quindi per quale motivo io devo andare a presentare la domanda? Praticamente doveva essere un qualcosa di automatico. Ma a prescindere da tutto questo, va bene, devo presentare la domanda. Il giorno, utile, il primo giorno utile, il sito dell'INPS è andato completamente in tilt. Addirittura andando a richiedere e a formulare praticamente la domanda, ci si trovava praticamente all'interno Portali. dei vari all'interno del portale, ci si ritrovava praticamente sulla bacheca di altre persone. Quindi Quindi violazione della privacy e violazione della quant'altro. privacy e tutto il resto appresso. Quindi Quindi innanzitutto una assoluta impreparazione assolutamente una e lo sapevano perché dovevano assolutamente preventivare questo perché flusso. loro avevano fatto i conteggi basandosi su 5 milioni di richieste, quindi INPS sapeva che comunque 5 milioni di richieste gli dovevano arrivare. È ovvio che con la paura che finissero i soldi stanziati, i primi giorni praticamente sarebbero stati i giorni di fuoco. Anche perché era corsa la voce del cosiddetto click day, cioè chi Esattamente. prima arriva a Meglio ricevere il alloggia, beneficio, meglio chi è alloggia, in quindi. ritardo e i fondi sono finiti. Quindi si era creata questa voce che ha ancor più creato, come dire, la Ansia, caccia all'oro, no? ansia Ecco. e richiesta di velocità. Ma al di là di questo, comunque si continua oramai a quasi un mese di distanza dall'avvenuta approvazione del decreto, si continua comunque a giocare sulla pelle dei piccoli imprenditori. Ecco,
Federico Crico, parliamo di questo decreto di liquidità, quali sarebbero, perché stiamo parlando di un decreto che ancora si parla, ripeto, siamo in registrazione, e quindi ovviamente oggi 6 di aprile, e quindi chiaramente probabilmente domani, dopodomani sarà approvato, ma da quelle che sono le indiscrezioni abbastanza fondate si parla di una certa disponibilità. Ecco, illustriamolo un po'. Ma guarda, dalle informazioni che ho attualmente, praticamente si dovrebbero allargare le maglie del credito. Quindi le microimprese possono indebitarsi fino a un massimo di 25.000 euro senza Il assolutamente prestito verrebbe concesso automaticamente senza, fino a infatti, fino a 25.000 25.000 euro. euro si dovrebbe avere, dalle indiscrezioni, si dovrebbe avere praticamente la garanzia da parte dello Stato al 100% del finanziamento. Quindi non si, la pratica dovrebbe essere sicuramente più veloce, non dovrebbero assolutamente valere i presupposti di reddito e fatturato degli anni precedenti, ma dovrebbero andare in erogazione al momento della richiesta. Ecco, Questo è quanto si dice. lei parlando prima dell'intervista aveva mostrato, diciamo, delle riserve, dei dubbi, aveva Sì, esposto. sicuramente ci sono delle perplessità, perché purtroppo al momento esistono praticamente delle banche dati dove praticamente le aziende sono iscritte all'interno. E sono la banca dati che utilizza praticamente la banca, il sistema SIC, la banca dati per quanto riguarda i cattivi pagatori, quindi il sistema CRIF, e addirittura la Banca d'Italia, che ha praticamente una banca dati propria, dove va ad annoverare tutti coloro che praticamente hanno effettuato ritardi di pagamento per quanto riguarda mutui a finanziamento oltre i 3 mesi. E quella praticamente è una marchiatura che all'azienda rimane abita. Il che significa, in questo momento lo Stato decide di eliminare anche la visione all'interno delle banche dati, o comunque ci sarà sempre una presa visione delle banche dati? Perché se così fosse, praticamente, vista la crisi continua che abbiamo avuto dal 2008 in poi, tantissime aziende sono andate a finire all'interno fino a quando si è finiti all'interno di un sistema SIC o CRIF, ancora si riesce a superare il problema, perché comunque ogni 5 anni viene rinnovata praticamente la banca dati. Ma se siete andate a finire praticamente all'interno della banca dati di Banca d'Italia, quella è una marchiatura che ti rimane a vita. Quindi tutti quegli imprenditori che per una loro non volontà sono andati a finire all'interno della banca di Banca d'Italia, cosa dovranno fare? Possono presentare le domande? Non le possono presentare? Dovranno morire di fame? Grandissimo punto interrogativo. Queste le prospettive, questi gli interventi del governo. Sta di fatto che, dicevo prima, non sappiamo quando usciremo da questa situazione. Sicuramente usciremo con le ossa rotte, fracassate, perché qui si parla di così derogare alle limitazioni e quindi allentare le limitazioni. Intorno, almeno dalle indiscrezioni, qualcosa è scappato anche al capo della Protezione Civile, intorno a metà maggio, ma immaginate voi cosa accadrà ancora in un mese e mezzo, cioè queste imprese saranno quasi 2 mesi, 2 mesi e mezzo, che 2 mesi che non avranno più aperto i battenti, con dei danni enormi, perché noi non pensiamo solo all'imprenditore, ma ovviamente a tutto ciò che ruota intorno all'imprenditore. Consideriamo i dipendenti. E diciamoci la verità, non tutti sono assicurati a norma, molti sono a nero, quindi immaginate quanta gente è stata messa per strada.
Considerando poi che terminata anche la cassa integrazione, l'imprenditore a un certo punto potrà dire: mi trovo in una situazione disastrosa, se prima c'avevo 6 dipendenti, ora me ne posso permettere 3. Certo. Non gli si può dare certo torto. Assolutamente no. Infatti il grosso problema sarà la ripartenza. Come arriveremo praticamente a quel giorno fatidico dove praticamente tutte le imprese potranno finalmente rialzare la propria saracinesca. E sicuramente è un dato allarmante e drammatico, perché fino a questo momento non abbiamo assolutamente certezze di nulla. Sì, in questo momento per affrontare i pagamenti gli imprenditori possono indebitarsi, però comunque quel debito comunque lo dovranno pagare, anche in misura di un tempo di restituzione, diciamo, più o meno ampio, leggermente ampliato, perché si parla di una restituzione in 6 anni del finanziamento. Il punto è: le banche a quanto daranno quei denari? Perché comunque le banche dovranno andarci a guadagnare, non fanno assolutamente beneficenza. Ci sarà magari un tasso così sarà... di considerazione rispetto al momento, però intanto già si parla. Allora, praticamente alle banche dovrebbero arrivare quei fondi allo 0,5%. In questo momento già si parla di eventuali finanziamenti al 4%. Quindi praticamente di che cosa stiamo parlando? Come si vuole effettivamente aiutare l'imprenditore? Arrivato a questo punto, l'unica cosa sarebbe aiutare sicuramente e allargare sicuramente le maglie del credito. Questo è assolutamente inopinabile. Ma dall'altro canto, effettuare la creazione di un fondo coronavirus, come cappero lo vogliamo chiamare, lo chiamiamo, ma che dia praticamente all'impresa un fondo perduto in maniera al 100%, perché le imprese comunque si sono dovute ritrovare dalla sera alla mattina a chiudere i battenti. Quindi non è che hanno chiuso per loro volontà, ma hanno chiuso per una causa di forza maggiore, per volontà statale. Quindi lo Stato deve assolutamente risarcire i danni a quegli imprenditori. Come? Creando praticamente un fondo dove il 100% di quello che si dà all'azienda sia un finanziamento completamente in conto capitale, quindi a fondo perduto. Bene, Federico Cricco, stiamo facendo il punto della situazione, come dire, step by step, certo, no? Considerando, avremo modo di rivederci, di risentirci. Io ripeto, immagino solo al momento della riapertura, al momento in cui comunque queste restrizioni saranno sensibilmente diminuite, quante però imprese, quante saracinesche resteranno chiuse. È un quadro spettrale, non vogliamo fare sensazionalismo, ma no, avverrà, è inutile nasconderlo. Io credo, da diciamo una piccola ricerca di mercato fatta, che andiamo intorno al 30-35% delle quasi uno su tre praticamente non riuscirà assolutamente ad aprire. Va bene, la ringraziamo Federico Cricco e avremo modo, come detto, di aggiornarci su queste problematiche che riguardano le imprese.